videuzzo, però già il secondo che spero di riuscire a fare perché il primo lo devo evitare. Disastro della natura colpisce sempre, ogni volta ne combino una delle mie proprio top e spero anche che la luce non mi abbandoni. Questo è il video dei prodotti finiti beauty che non giro da un sacco di tempo, quindi ne ho un botto, paura, divisi in due buste, se no ciao. Cominciamo subito perché comunque sono un bel po'. Comincio da un prodotto che mi piace tantissimo e sono i Salva Sleep sempre del Lidl. Li trovo davvero fantastici, sono super delicati, non creano fastidio alla sbarragnaus, restano belli fermi sullo slip senza spostarsi e soprattutto non si spappolano. Mi piacciono tantissimo. Poi Cotton Fioc, questi della Nier con l'apertura praticissima che evita di trovarteli girovaganti nel cassetto, non si spappolano anche questi e sono super economici e validi, infatti li stiamo riacquistando più volte. Questo invece è della Yves Rocher, la linea Hydra Vegetal, è il tonico idratante luminosità, linfa vegetale idrorestitutiva, peli da normali a miste. Questa linea mi piace tantissimo, ve ne ho parlato nel video che ho fatto stamattina proprio perché ne ho un sacco da utilizzare proprio per il progetto smaltimento prodotti aperti per quanto riguarda i prodottini viso e ho da finire il latte detergente che sono già finito da un sacco di tempo. Mi è piaciuto tantissimo, è idratante però dà anche la sensazione proprio di tonicità alla pelle e rinfresca moltissimo. Un prodottino che mi piace tanto. Poi tutta la linea ha un profumo bellissimo, idratante ma non eccessivo. Questo è fantastico, Playboy, il sexy Hollywood Playboy Full Body Shower Gel e Shampoo. Fighissimo, l'ho usato qualche volta pure io. Un profumo deciso, bello carico e persistente, che mi piace un casino. Ottimo anche come da regalo. Poi, vabbè, sono vecchissimi questi prodottini, pannolini, però necessita ancora la notte. Povera, ultimamente non la fa quasi mai, però qualche volta scappa, quindi pian piano poi li toglieremo del tutto, no problem. Il sole e luna della Pampers, che però mi ricordavo migliori, avevo il ricordo fossero migliori. Allora, poi sono questi, eccoli qua. Tre campioncini che mi ha inviato a sorpresa la Only Bio da farmi testare sono creme a protezione solare, cioè questa della BioArt Protezione 15, della Bema Protezione 30 e dell'Alchemille Protezione 50. Non mi dilungo troppo perché ho fatto una bella recensione su Instagram, se vi va di seguirmi, anzi seguitemi anche lì, a c'è la buffettina chic, mi sono piaciute tutte e tre, nonostante abbia fatto poche applicazioni perché sono dei campioncini, però li ho trovati dei prodotti validi. Questi invece sono acquistini fatti su AliExpress, proprio economicissimi. Questa mi è piaciuta tantissimo, della Bioacqua, la maschera al collagene per le labbra, e la lasciate super idratate e super morbidose, veramente bello. È un po' un casino perché bisogna stare in relax perché è talmente tanto impregnata che sgocciola e poi tende un po' a cadere, quindi devi stare in relax durante la posa, però valida perché lascia veramente tanto tanto morbida, proprio la differenza del prima e del dopo. Invece questa mi aspettavo un po' di più, questa è della Pilaten Crystal Collagen Eye Mask, quindi la maschera per gli occhi. Sì, è bella impregnata, però una volta che la vai a togliere non, cioè a me non ha dato la sensazione di aver agito tantissimo a livello di idratazione e anche sì di ruga, insomma di miglioramento della pelle. È ben impregnata, però mi aspettavo un pochettino di più. Salviettine Fior di Magnolia struccanti, queste 25 salviettine a me piacciono tantissime, le uso anche da mettere in borsetta così per recuperare tempo quando si rientra, magari zac, ti strucchi in macchina e fai prima. Guida Robi naturalmente, non è che mi strucco mentre guido. Poi della Sien shampoo antiforfora alla provitamina, che mi è piaciuto tantissimo perché agisce bene contro la forfora, lascia i capelli morbidi, profumati però senza seccarli. Questo mi è piaciuto tanto, infatti l'ho riacquistato più volte. Fazzolettini della, ecco, mi ricordavo ce ne fossero due, di Lidl Floralis. Allora, a parte la fantasia fantastica dei pacchetti, che sono carinissimi, era un multipack convenientissimo, ce n'erano tantissimi e sono favolosi perché sono belli resistenti, non fanno la polverina che a volte fanno alcuni fazzoletti, sono morbidi e delicati, fantastici, fantastici. Anche questi mi sono piaciuti di Hello Kitty, carinissimi. Poi salviettine Toujours all'aloe vera, fantastiche, super delicate, mi piacciono tanto. Veramente belle. Poi i pannolini che quando non perdo troppo tempo, toujours favolosi, favolosi davvero. Anche questo prodottino della Sien, la Shape Up pellettine cream gel décolleté booster,
con olio di arancio, burro di karité ed un complesso di principi attivi con peptidi e caffeina. Allora, per quanto riguarda il push up, cioè, certo che non ho più le zinne che avevo pre-allattamento, però devo dire mi ha risolto tantissimo il problema che ho il sottoseno, quindi dove c'è magari il ferretto, un po' disidratato, e vado a trovarmi spesso un po' di pelle nella brassiera o nel reggiseno. Con questo non avevo il problema, veramente super idratante, profumo di arancio che a me ha fatto impazzire, quindi a livello di idratazione mi è piaciuto tantissimo. Però non so per quanto riguarda il ripristino, insomma, del push-upaggio. Questi fanno schifo, non li comprerò mai più. Questi frisbee che abbiamo preso, i fazzoletti allo Shan, i frisbee soft, no, non mi sono piaciuti per niente. Allora, tutta la polverina, lascio questa polverina, poi mentre ti soffi il naso si spappolano e ti ritrovi il moccio sulle mani, cioè osceni, veramente, veramente pessimi. Poi qua ce n'è un altro di questa linea, non ricordo dove, eccolo, due prodottini SBC del kit Essenza che avevo acquistato per provarli, mi sono piaciuti tantissimo tutti quanti. L'aloe vera, fantastica per lenire ed idratare, favolosi tutti e due, e la propoli l'ho trovata veramente efficacissima contro la screpolatura e la pelle secca dei gomiti. Ottimi prodottini. Poi c'era anche il collagene e l'arnica, mi pare che la sto terminando, mi sono piaciuti davvero tanto. Favoloso pure questo della Avon Care, la cremina a mani per le mani, cuticole e unghie. Questa è con glicerina e vitamina E, mi è piaciuta tantissimo. Profumo spettacolare, lascia le mani super morbide, idratate, ma non unge perché si assorbe rapidamente. Davvero fantastica. Mi pare però che non la facciano, che non sia più in vendita. Mannaggia queste strategie di marketing. Poi salviettine baby detergenti della Hello Baby, queste qua che, come sapete, se mi chiedete, non mi piace il profumo proprio per niente, però le trovo ottime, quindi continuo a riacquistarle. La ossigenata, questa Apotec, che utilizzo anche per fare gli sciacqui in bocca, utilizziamo insomma per tutte le evenienze che ci possono essere. Poi questo è il siero lisciante della Yves Rocher, disciplinante lissage, eccolo qua. Allora, questo è un nid, devo dire che allora io lavavo i capelli, poi li pettinavo e li applicavo e poi lasciavo un po' l'asciugamano, perché di solito faccio così, se no ci metto un sacco di tempo per asciugare, e poi procedevo all'asciugatura o selvaggia oppure con la piastra, cioè l'asciugatura e poi la piastra. Devo dire che li lascia disciplinati e molto morbidi, però anche questo sui miei capelli l'ho trovato un pochettino pesante, ma comunque valido. Poi questo burro che mi ha fatto cagare, cioè proprio pessimo, è dell'Equilibria Stick Labbra Karité Nutriente Protettivo, burro di karité, vitamina E, olio di jojoba e olio di carota. Caspita, non mi è piaciuto per niente. Il profumo unì e poi dava la sensazione di scrubbante, cioè appena applicato morbido, poi man mano che andavo ad utilizzarlo si vedono anche, forse non ce la faccio a farveli vedere, cioè ci sono questi puntini tipo di microgranuli fastidiosissimi. Lo andavo a togliere con un Kleenex, poi lo utilizzavo due volte, alla terza di nuovo, se non pure alla seconda. L'ho terminato quasi subito perché lo dovevo applicare in continuazione, non mi dava neanche la sensazione di idratare e ammorbidire le labbra. E costa pure un botto di soldi, no, non mi è piaciuto proprio per niente. Poi della Baby Gella, shampoo delicato con miele ed estratti di salvia e camomilla, questo per Sophie, questo delicatissimo, mi è piaciuto, però il profumo non era proprio fantastico da sentire, però a livello di delicatezza e per il lavaggio dei capelli li lasciava molto morbidi, devo dire. Questo Botanica gocce di natura, sapone liquido con olio puro di argan senza parabeni, eccolo qua, preso all'LD. Allora, il profumo poteva anche andare, però a livello di sgrassare, di pulizia delle mani non mi ha fatto impazzire, quindi credo che non lo riacquisterò. Poi della Pilaten, la Blackhead Hex Pore Strip, questa Doberil che mi hanno anche questa di una collaborazione, mi pare, figa, da strappare, mi piace un sacco, e poi senti la differenza tra il prima e il dopo. Queste mascherine per il naso mi piacciono tantissimo, lo sapete che sono un po' fissa per questa cosa dello strappo. Poi anche questo
piacevolissimo e anche un po' puccioso. L'avevamo preso all'Eurospin della Natura Verde, il bagnoschiuma con brontolo, questo gel doccia frutti rossi, estratti di avena biologico, dermatologicamente testato da 300 ml. Fantastica profumazione, lasciava la pelle super morbida. Anche a Sofì è piaciuto tantissimo. Buono, buon prodottino. Poi eccola qua, questo è l'omaggino che mi hanno dato con l'ordine di Machilaria, sempre Blackhead per il naso, però della Pilaten, mi piace un sacco, come l'altra, proprio la sensazione di pulizia della pelle. Altro campioncino, questo me l'aveva regalato Anto Cerbiattina della, non so come si pronuncia, Zaia, mani e unghie, crema mani e unghie, dry and wrinkle prone skin, mi sono segnata come al solito per i campioncini dietro le note, crema mani alle proteine del latte di capra, idratante, aiuto anche per unghie, profumo stupendo, si stende benissimo, di rapido assorbimento e molto idratante. Cosa mi è piaciuta, che li ho finiti un sacco di tempo, quindi a volte non mi ricordo tutto. Per fortuna riesco abbastanza bene. Poi ho terminato della in Nail Store questo, il gel monofasico per la struttura. Questo è il monofasico Shining Soft. Mi sono piaciuti. Adesso non mi ricordo se questo l'avevo acquistato, forse me l'avevano mandato anche questo per la collaborazione, ma devo dire che ho provato solo questi di mono per quanto riguarda i gel, però mi sono trovata bene perché sì, non è quelli troppo densi, però ti lascia il tempo di lavorarli anche se non sei super super pratica, quindi riesci a fare la bomba senza che ti sbrodoli e ti coli sul giro cuticole o comunque sulla pelle. Non costano neanche tantissimo e sono dei prodottini che mi piace, li acquisto volentieri anche se non ci collaboro perché mi sono trovata molto bene. Poi Lenilit crema idrocortisone acetato, questo lo utilizzo quando proprio non ce la faccio più col prurito. Io soffro di sudorina, ce l'ho da tutte e due le parti, mi sta facendo morire adesso, dopo mi metterò l'aloe, però arrivo poi ad un punto che non ce la faccio più, mi fa davvero fastidio. Non soffro per niente il caldo, però la sudorina mi fa proprio male e quindi questa la utilizzo quando deciso, pure quando mi viene lo sfogo da qualche braccialetto, qualche collana, qualcosa così, lo utilizzo insomma se ho proprio la necessità. Poi finito il filo antibatterico menta della Silver Care, il filo interdentale, mi è piaciuto, bel profumo di menta. Poi da buttare le cartine riutilizzabili, queste qua per l'allungamento delle unghie, queste le avevo prese dai Cinciu e mi ci sono trovata davvero benissimo, è che dopo un bel po' di utilizzi si spaccano, quindi bisogna cambiarle, però devo dire che sono pratiche, si posizionano bene, fungono bene, si staccano un attimo, quindi le puoi riutilizzare un bel po' di volte e sono comodissime perché hanno la loro scatolina che poi credo riciclerò. Mi pare a 2 euro, quindi ottimo, ottimo prezzo. Terminato poi, Roby, questo è il suo preferito, anche se adesso sta provando un altro, poi vi farò sapere, della Neutro Roberts Zero Solid Alluminio, questo extra fresco con il tappo azzurro, gli piace proprio da impazzire, il suo preferito in assoluto. Poi, questo l'ho utilizzato io anche se da uomo, fantastico, Neutro Roberts deodorante Noir, strepitoso. Profumazione very strong e funge benissimo, proprio ti aiuta durante tutta la giornata e non è che dico non ti fa sudare, però non ti fa quella cosa di appiccicaticcio che possono fare alcuni tipi di deodoranti che a me non piace tantissimo, cioè ti fanno sembrare sudato anche se non hai ancora sudato, invece questo previene, senti il profumo e agisce, mi è piaciuto tantissimo. Poi spray lo trovo molto molto pratico, sì, spray noir uomo è original. Ottimo. Poi due dentifricini che mi sono dimenticata di aprirli, ma vabbè, perché io li apro quindi recupero tutto. Sempre tutti e due della Colgate, però questo è il Fresh Gel, bellissimo, alito fresco, della sensazione di pulito, mi è piaciuto tantissimo, eppure questo mi è piaciuto, però questo è quello anti-tartar più whitening. Colgate mi piace molto, però non disdegno anche acqua fresh, io ogni tanto sbircio, lo sapete, e altri tipi di dentifrici, ma devo dire che la Colgate lascia sempre soddisfatti. Poi, burro cacao edizione limitata della Yves Rocher, questa è clementina e spezie, un profumo fantastico, veramente natalizio e piacevole. Non l'ho trovato però super super idratante, cioè dovevo andare ad applicarlo tantissime volte, però non mi è dispiaciuto, per edizione limitata. Poi
Poi crema per il viso che mi è piaciuta tantissimo, questa è presa dalle Lady Lab Botanica, crema viso anti age, pelle più compatta e tonica con bio estratto di gemme di faggio omega 3 e 6, mi è piaciuto tantissimo, attivi di origine biologica, 50 grammi, vasettino in vetro, davvero mi è piaciuta tanto. Adesso come sempre vi dico, non so per le rughe, però idratazione ottima, assorbe facilmente, ottima come base trucco, un profumo che a me piace tanto, è abbastanza forte però non è fastidioso una volta che lo vado ad applicare, infatti penso che la riacquisterò, mi è piaciuta davvero davvero tanto. Poi sto per finire, detergente intimo della Saugella, quelle mini size che erano in omaggio con quella grande, questo è il detergente per l'igiene intima a base di sale officinale sindicato per l'igiene intima quotidiana, e che questo mi è piaciuto, bello fresco e bello, bello pimpante come detergente intimo, devo dire che Saugella mi ha soddisfatto tantissimo. Poi altro campioncino, anche questo mi pare me l'avessero inviato con una collaborazione, però non mi ricordo chi, Veleda, uno shampoo trattante al miglio che mi è piaciuto tantissimo, un profumo piacevolissimo, molto fresco e lascia i capelli profumati e puliti, però non troppo, cioè va a trattarli ma non li secca, mi è piaciuto. Gli ultimi due prodottini, ho finito un washi tape, questo l'avevo acquistato su AliExpress ma ce n'era veramente una quantità irrisoria, però carinissimo, con questi cuoricini troppo romantici, devo editare pure questo, ma perché io sono un disastro della natura. Misteri della vita. Ultimo prodottino che vi mostro è il dentifricio preferito di Sophie, questo della Kiko, la banana e mela, che però abbiamo sostituito proprio da poco con uno alla fragola in consistenza in gel, le piace sia il profumo che appunto il sapore, perché aveva bisogno di un dentifricio per pupe un pochettino più grandi, e quindi questo è l'ultimo prodottino che vi mostro nel video di oggi. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' di compagnia, fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto di leggervi consigli, opinioni, se avete provato qualcosa lo sapete, a me fa sempre tanto tanto piacere, quindi aspetto tanti commentini, io vi mando tanti tanti super baciottissimi, e se vi va ci vediamo al prossimo, ciao!